Si è ufficialmente insediato questa mattina al Tribunale di Gela il nuovo presidente della sezione penale. Si tratta di Miriam Adamore, 53 anni, nativa di Cuneo, già consigliere della Corte d'Appello di Caltanissetta. Il magistrato va a colmare il vuoto lasciato da Paolo Fiore, divenuto presidente del Tribunale. La mia è stata una scelta voluta, anche perché io, forse pochi lo sanno, ma io ho inaugurato il Tribunale di Gela nel 91 perché ricoprivo l'incarico di procuratore proprio della Repubblica, proprio al momento in cui fu istituito il Tribunale di Gela, l'ho ricoperto per circa 6 mesi, per cui ritorno molto volentieri in questa città e spero di restarci e lavorarci a lungo. Io lavoravo alla Corte d'Appello di Caltanissetta, mi sono occupata di tutti i processi più importanti di criminalità organizzata che riguardavano la città di Gela e quindi non è per me una novità, ecco, questo tipo di lavoro. Al nuovo presidente della sessione penale abbiamo chiesto anche quali sono le differenze fra Gela e Caltanissetta. Qua sono stati fatti moltissimi processi particolarmente importanti. Diciamo che è un territorio peraltro molto vivace anche economicamente, quindi questo sicuramente ci saranno anche problematiche ambientali che per esempio a Caltanissetta mancano. Ai nostri microfoni il presidente del Tribunale Paolo Fiore. L'organico è finalmente completo, è una situazione direi abbastanza eccezionale per il Tribunale di Gela. Io personalmente non mi ricordo una situazione di pieno organico, abbiamo un giudice assente perché in maternità, ma siamo molto contenti poi perché acquisiamo delle persone di grande valore. Dopo Miriam Adamore, a giorni si insiederà anche il magistrato Lirio Conti, che ritorna a Gela. Magistrati di grande esperienza, grande professionalità, di cui abbiamo bisogno, di cui hanno bisogno anche i giovani giudici del tribunale che necessitano di punti di riferimento anziani.